sia essa costante espressione di unità, nel coraggio e nell'umiltà, andando incontro a tutti coloro che necessitano di aiuto e comprensione, mostrando spirito di condivisione, accoglienza, carità ed amore reciproco verso i vicini e i lontani. Il marciapiede, Nicola. Ok. Siamo i cani col Silva. Alla stazione Gesù incontra le donne di Gerusalemme. La donna è un Cristo e gli chiede di ciò. Fratelli, morti in troppe stupide guerre.
colpiti, feriti e mutilati in inutili scontri con gli occupanti di turno, trascinati in carcere e torturati con qualsiasi pretesto, denudati e abusati, per piegarne la fierezza e umiliarne la dignità. Oggi piangiamo su quest'uomo, domani torneremo a piangere per i nostri figli, fratelli e mariti, fino alla fine della storia. Nelle parole di quest'uomo intravediamo che il nostro pianto continuerà ad accompagnare orrori che oggi nemmeno immaginiamo. Certo, se il legno verde è trattato così, che sarà di quello secco? Se l'innocente è calpestato in questo modo, che ne sarà del peccatore? Nona stazione, Gesù cade la terza volta. Thank you.